Seconda giornata del campionato di prima categoria, il Mura raddoppia da 3 a 6 sconfiggendo l'Ampicasassa, che è una delle corazzate del campionato. Sì, abbiamo fatto, siamo contenti per il risultato, almeno. Poi il resto poi lo devo guardare io e ti dico, come ti dicevo, il primo tempo secondo me noi abbiamo fatto una grossa partita, anche se su qualche episodio magari abbiamo avuto un po' più di fortuna rispetto a loro. E secondo tempo non, i ragazzi hanno fatto un passo indietro sotto il profilo dell'atteggiamento, e quando ti manca poi l'atteggiamento, che è quello propositivo di voler giocare la partita, alla fine subisci, anche se contro una squadra molto forte, organizzata e con degli elementi sicuramente in grado di vincere da soli le partite, abbiamo patito un po' troppo, ecco, rispetto al risultato com'era. E poi abbiamo avuto le due occasioni in contropiedi che non si è stato lucidi, ma ci teniamo i 6 punti, che per noi è tanta roba. Però sulla prestazione tra Coppa Liguria e la prima di campionato abbiamo fatto un passo indietro, dobbiamo lavorare. Ecco, intanto con noi è Gino Sarpero, per chi non lo conoscesse, ma credo che lo conoscano tutti. Che cosa vuoi di più dalla squadra? Vuoi una maggiore precisione sul piano del palleggio? Allora, oggi, secondo me, noi abbiamo sbagliato tante giocate, perché abbiamo forzato tanti palloni di prima e loro erano bravi a chiudersi, a far densità dal lato palla, quindi non riuscivamo spesso a uscire con queste giocate a un tocco che normalmente ci escono, quindi abbiamo forzato qualche giocata. E poi secondo me ci è mancata un po' la lucidità, ma la lucidità è venuta perché ci è mancato un po' di coraggio il secondo tempo per spingere. Quello che richiedo penso che si sia visto, però quando tu vuoi iniziare in una maniera e cominci a lanciare, che è l'opposto di quello che mi sentivi sicuramente dire, con gli attaccanti che abbiamo non è il nostro gioco e quindi andiamo in difficoltà. Oltretutto ti sei fatto male a Royo. No, Royo era stanco perché ci mancava Pagliano, che ha fatto il vaccino, non si è allenato tutta la settimana. A Royo ha iniziato da 3 settimane, non era in condizione di farla tutta. Ci mancavano un po' di giocatori a noi, come penso a loro, ma è proprio che chiunque gioca sa quello che deve fare. Come abbiamo fatto il secondo tempo non è quello che abbiamo preparato, e infatti si è visto, ci hanno messo in difficoltà e forse meritavano sicuramente di segnare. Ebbene, negli ultimi 5 minuti hanno avuto più occasioni che in tutta la partita. Credo che se loro magari l'avessero riaperta subito probabilmente la potevano anche riacciuffare, perché poi ecco, lo sai come sono queste partite. Scherzando, com'è che alleni quelle palle che ballano quasi sulla linea di porta e non entrano? Non lo so, io ti dico. Ce ne sono state due, una nel primo e una nel secondo. Sì, quella del secondo è clamorosa, ma credo che, come ho detto, l'errore sia stato dell'attaccante, che non ha creduto al difensore che riuscisse a colpire. Quella del primo tempo non è saltato, l'hai visto. Anche se il 10 è molto bravo di testa, non è saltato. Ma abbiamo dei bravi battitori e degli ottimi colpitori, quindi su quello sono bravi i ragazzi. Ok, dai, chiudiamo ancora con un sorriso. Il vostro portiere è il primo giocatore che fa 100 metri di corsa per andarsi a far mettere il ghiaccio per un infortunio. Io qua ci ho giocato tanto e so la problematica inerente alla palla fuori. Ora, da una parte c'è la rete, quindi diciamo che siamo stati forse intelligenti a iniziare la partita dall'altro lato. E no, però a parte gli scherzi, sì, si sono un po' nervositi su questo, ma come hai visto, Alberto, su quello siamo sempre stati onesti, c'erano i palloni in giro, quindi ci siamo visto che anche tempo non abbiamo perso, poi ci sta, sei nervoso, stai sotto, ci sta. Ma anche un po' sullo stacco, perché ti ho visto che ti arrampicavi per prendere un pallone, sì, ma tra un po' mi ammazzo, vero? Tra un po' cado io. Ok, Gino, grazie. È stato un piacere, alla prossima. Grazie, a presto.